Benvenuti in questo nuovo episodio di Splinter Cell. Ok, questo episodio diciamo che sono andato un po' fuori di testa per colpa di queste cazzo di mine. Colonnello, qui il padre. Ma Mi ora, ricordi raga, l'uomo più sono potente. del tutto calmo Assicuratevi che nessuno e entri nel quindi cortile senza un sensore cerco verso di l'oppositore. superarlo in tutta calma, con tutta fretta. Giusto? Ok, allora, questa è una mina. Un senso la mina, bene. Avanza, avanza. Qua c'è una mina che non avevo vista nello scorso episodio, sono andato di fretta e sono morto, bravo, bravo me. Ok, devo andare di qua. Ok. Devo ragionare un attimo, allora, ci sono circa... Insomma, tutto quanto più di mille qua, purtroppo. Cazzo. Nasconditi. Aspetta un po'. Forse posso salire qua. Forse. Devo tentare. Vai. Sì. Cazzo, cazzo, salta! Beh, comunque ora so che posso andare avanti fino a lì salendo sulla cassa. Beh, una cosa in più da sapere. Questo episodio, raga, sarà basato su come cerco di passare le mine. Dai, va. Coordinate. Accertatevi che nessuno entri nel cortile senza un sensore termico polarizzato. La pazienza aiuta i forti. Ok, qua non si sono mine. Corri, 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 corri. Qua non posso salire. Però qua sì. Allora, c'è su c'è calma, mamma mia, calma. Ok. Ok, qui la luce passa. Ok. Ora io salgo. Vado giù. Ho avuto un errore. Ok, corri. Corri. Comunque ho capito come farcela. Ora ho capito. Dovevo saperlo che non si poteva andare all'angolo. Comunque adesso ho capito tutto lo schema. Bene. Colonnello, qui il padre. Mine antiuomo piazzate. Accertatevi che nessuno entri nel cortile senza un sensore termico polarizzato. Dannate mine di merda, adesso io vi supero alla grande. Vai. Vai. Dai, 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 d
C'ero quasi, esattamente, c'ero quasi. Dai. Purtroppo qua non posso uccidere nessuno. E quello è brutto della cosa. Accertatevi che nessuno Io entri nel scommetto cortile senza un se sensore termico polarizzato. qualcuno giocherebbe questo gioco come lo sto facendo io adesso, dopo tanto tempo, questo punto non riuscirebbe mai a superarlo. Non al primo tentativo. Molti tentativi. Ok. Concentrati. Passa la luce. Io poi vado sopra. Fermo e vado lì. Ok, poi se io sto fermo in quel punto la luce mi becca, direi di no. No, mi becca, mi sa. Però aspetta qua. Vediamo se sto qui dietro, se mi becca. Per me no. Come immaginavo. Dai però, ma non è possibile. Non è fottutamente possibile una cosa così. Minchia. Quasi non riesco a credere che io questo gioco l'ho già finito tempo fa. Ho sentito qualcosa. Accertatevi che nessuno entri nel cortile senza un sensore termico polarizzato. Quasi non ci posso credere. Vabbè. Forse era solo un'ombra. Sì, era un gioco di luci. Corri, 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 corri. Ce l'ho fatta. E adesso? Che faccio? Mi arrampico. Ce l'ho fatta. Voilà. Meno male che qua dentro non ci sono telecamere. Aspetta. C'è qualcosa sul tetto. Dobbiamo controllare? No, sarà stato un gatto. Sì. Io non voglio perdermi le esecuzioni. Io sono un Secondo me era un gatto. gatto. Muoviamoci! No, era un gatto, sicuro, era un gatto, raga, era un gatto nero di due Fisher. Per questa missione occorre la massima segretezza. Attento agli allarmi.
e che ti scossa. Voilà. Sono il maestro del grimaldello. Sono giocati di giochi, dovevo usarlo, io sono un esperto. Ok. Qua devo creare. Ah, giusto. In questo gioco non posso creare. Peccato. Fare l'hacker mi piace. Oh oh. Bomba, c'è una bomba, ma dov'è? Con cautela. Ah, eccola. Piano. Piano. Vai! Vaffanculo, che devo avere la disinnescata! Vabbè. E devo andare ad aprire la porta, raga, ritorno subito! Va bene, eccomi qua. Però io non cerco di rompere le errori di prima. Piano. C'è qualcosa sul tetto. Dobbiamo controllare. No, sarà stato un gatto. E io non voglio perdermi le esecuzioni. Quello non era un gatto. Muoviamoci. Oh, che due palle. Vabbè. Questi qua non si tengono proprio la vita. Forse anche ai cadaveri devo stare attento. Adesso qui, ma sì, intanto ci sono delle camere. Ok, bomba di merda noi due. Vai. Ce l'ho fatta. Perfetto. Che c'è là sopra?
Quanta bella roba. Quindi vita adesso credo che posso accedere al computer, cioè posso sbucare la porta qua. 770215. Scusa, non ho aperto. Ah, devo risolvere l'antenna. Successo, l'antenna trasmittente è stata disattivata, non abbiamo segnale in uscita. Siamo sotto attacco, gli americani sono arrivati e hanno distrutto l'antenna trasmittente. Portate via di qui Nicolazzi, voglio che il suo elicottero decolli subito. Voglio una squadra di tecnici con una scorta armata sul tetto a riparare l'antenna e voglio che troviate e facciate fuori gli americani. Sì signore. Oh cavolo. Pare che tutto sia andato liscio come l'olio, ma abbiamo guadagnato solo pochi minuti. Trova quei soldati, Fisher. Eccolo che arriva. E scossa! Bel divertimento. Ora posso entrare. Salvo. Certo. Ecco fatto. Beh raga, questo episodio di Splinter Cell finisce qui e ci vediamo al prossimo episodio, quindi ciao!